È stato ufficialmente presentato questa sera presso la sala stampa dello Stadio San Francesco il neo tecnico della Nocerina Pasquale Padalino a fare gli onori di casa, il presidente rossonero Giovanni Citarella, che ha motivato così la scelta di un tecnico giovane e dalla sua prima esperienza come allenatore tra i professionisti. Scelta era di un allenatore che doveva avere, secondo me, delle caratteristiche che erano adeguate alla Nocerina. Quindi io in principio non avrei mai preso un tecnico esperto perché sarebbe stata la mia azienda a doversi adeguare alle idee di un tecnico con 20 anni di esperienza di C2 o C1 o quel che sia. Mentre quello che ho cercato di vedere era una persona giovane, una persona che aveva delle motivazioni giuste, possibilmente esasperatamente giuste, e poi una persona che avesse comunque nel suo curriculum un bagaglio di esperienza, che non è detto che un'esperienza sia diversa da quella che possa essere un allenatore che abbia fatto già 200 panchine di Serie C. Assolutamente non sono convinto, come non lo sono stato convinto l'anno scorso quando ho inserito Matteo Pastore dal settore giovanile alla prima squadra, e così come non lo sono adesso. Poi, logicamente, ci sono i critici. Se le cose non andranno bene, i critici avranno avuto ragione. Io mi auguro che i critici possano avere torto e possa La avere ragione. palla è poi passata naturalmente al protagonista della serata, che ha esordito con i ringraziamenti di Fare rito. un ringraziamento alla società, presidente presente, il direttore e tutti coloro che hanno condiviso questa scelta e anche coloro che in qualche maniera hanno, come dire, dato un segnale affinché il sottoscritto potesse essere qui. Spazio poi alle speranze, ai buoni propositi e alle valutazioni. Il tecnico è apparso deciso e dalle idee ben chiare. Spero di iniziare un'esperienza sicuramente non tranquilla, ma spero che alla fine tutti quanti saremo soddisfatti del lavoro fatto. Io per quello che mi riguarda e la società per la scelta che ha fatto. Sono venuto qua sapendo di quelli che mi mancavano, quindi in questo momento faccio veramente poco affidamento. Facciamo una valutazione attenta tutti i giorni insieme allo staff medico e ai miei collaboratori affinché si possa avere un recupero più veloce. Sono fatto un'idea positiva perché ho visto i ragazzi che comunque hanno reagito e questo per me è stato un segnale importante. Spero che non finisca qui, sicuramente no, per questa settimana presumo che siano abbastanza adrenalitici, però sarà mio compito e dovere portarli più a lungo possibile, cioè motivazioni chiaramente giornaliere affinché questo avvenga, perché ora è semplice, so, questa settimana sicuramente lavoreranno, ma a me interessa vedere la terza, la quarta, la quinta settimana. Un atteggiamento di questo tipo, cioè positivo. Come squadra ci sono, è di qualità. L'ho vista contro la Lucchese in DVD, l'ho vista con il Celano stamattina alle 7, 7 e mezza. Quindi ho visto due squadre diverse e chiaramente in momenti diversi della stagione e quindi farò le mie riflessioni. In questo momento però credo sia un po' presto per dare giudizi. Ad accompagnarlo nella sua avventura in rossonero ci saranno il collaboratore tecnico-tattico Vito Laudani e il preparatore atletico Paolo Fiore, che affiancheranno i riconfermati Fabio Esposito e Antonio Efficio. Ho trovato dei ragazzi molto preparati atleticamente, do atto al mio collaboratore che ha lavorato bene, li ho trovati pronti a reagire e sono sicuro che nei prossimi giorni avremo già delle valutazioni che mi permetteranno di programmare un buon lavoro, anche in collaborazione con il mister ovviamente, che spero dia ottimi frutti. Finale, naturalmente, dedicato ai tifosi rossoneri. Il pubblico della Nocerina è troppo esperto per non sapere che i giocatori in questi momenti hanno bisogno di sentirsi coccolati. Sarà un po' difficile perché probabilmente si aspettavano altro, altri risultati, però a volte le aspettative non sono come ce le aspettiamo o come crediamo o come vorremmo che fossero. Diciamo che presumo che faranno come hanno sempre fatto, stare vicino. Presumo, senza avere una conoscenza approfondita, ma ho l'idea di una città calda, come la storia ce
ci vi rappresenta e quindi presumo che continuerà. Nell'attesa allora che sia solo il campo di calcio ad emettere le sue sentenze, non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo a mister Padalino.